Nome e cognome. Stefano Domenicali. Che lavoro fa? Sono chairman e amministratore delegato di automobili Lamborghini. Tre aggettivi che la descrivono. Energetico, positivo e coinvolgente. L'auto con la quale ha preso la patente? Giulietta Alfa Romeo. E l'auto che ha sempre sognato fin da bambino? Mio padre era un alfista, quindi Alfa Romeo 2000, cambio manuale, gran macchina. Il ricordo più bello in auto? Il mio ricordo più bello in auto è stato sicuramente il giorno del mio matrimonio, perché tutti pensavano che potessi o dovessi utilizzare una Ferrari, visto che lavoravo in Ferrari in quel periodo, ma mi sono presentato con la macchina di mia suocera, che era una Toyota Cube, che per tanti era una vettura inguardabile, ma molto comoda. La migliore strada da guidare. Senza dubbio, le strade nelle nostre Dolomiti. Piatto emiliano preferito? Emiliano i tortellini, Romagnolo la piadina. Qual è la sua Lamborghini preferita? La mia Lamborghini preferita è la Huracan Spider, perché è una macchina facile da guidare, con una grandissima prestazione e che ti dà la possibilità di guidare sulle strade che preferisci con un suono davvero emozionante. E qual è la sua auto preferita che non sia una Lamborghini? Fiat 500. La sua giornata memorabile in Lamborghini? Sicuramente il giorno in cui abbiamo lanciato la Urus qui a Sant'Agata. Perché da un lato era chiaro che era una giornata che avrebbe cambiato la dimensione dell'azienda e dall'altro perché era un primo evento davvero importante e significativo dove tutte le autorità del nostro paese erano intervenute. Una cosa che ha rimandato a causa dell'emergenza coronavirus. Beh, una vacanza con la mia famiglia che avevamo pianificato di fare a Pasqua. Cosa le ha insegnato questo periodo? Beh, questo periodo mi ha insegnato che non bisogna dare davvero nulla per scontato. Ma che bisogna avere la volontà di tornare dove ti senti di dover andare. Questo deve essere il nostro obiettivo. Le automobili e le supercar di domani saranno diverse? Io credo di sì, ma con dei tempi forse un pochettino più lunghi rispetto a quello che tutti dicono. Perché la Motor Valley è un posto speciale? La Motor Valley per me è speciale perché ci sono nato, ci vivo e credo che ci siano delle persone con un DNA particolare con la passione per le automobili e le motociclette che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Engine restart per lei significa... Significa ripartire, significa rimettersi in moto, in movimento verso un obiettivo, una meta che vuoi raggiungere assolutamente.